Scusa eh, scusa. È colpa di Claudio che ho fatto tardi, dai. E sono dieci anni che me lo tengo al ristorante. Te lo ricordi quando è venuto? No. Eh, vabbè, infatti non te lo puoi ricordare perché non eri ancora nata. Però te l'ho detto che si drogava, vero? Guarda, se te è un impegno vedermi a riprendere, io posso anche prendere il minibus. Guarda che anche Cristian lo prende, per me non è un problema. Eh, ma non ci sta nessun motivo, Maria. Mi fa piacere che ti vengo a prendere, dai. Sì, ma vai sempre tardi. Eh, vabbè, non è che faccio sempre tardi. Spesso. Vabbè, spesso. Per oggi te l'ho detto, è stata colpa di Claudio. Perché alla fine so io che sbaglio, che mi fido di questi, di questi cuochi strampalati che gli do una mano e poi mi trovo male. Sinceramente, sei anche tu un po' strampalata. Ho capito. Ma uno di se stesso si deve fidare per forza è. Eh? Secondo me ha ragione Claudio: sei tu quella stampolata, non è lui. Ah, sì, so io? Sì, ah. sei tu. Allora ti dovrai mangiare tutte quelle verdurine viscide che cucina lui. E io mi mangerò il pollo fritto con le patate al forno. Non è giusto, però. E invece sì. Sì, sì, sì. Non... Nonna, la vuoi sapere una cosa, però. Dimmi, dimmi. No, non me sono io quella strampalata. A forza di stare con te e a quel cuoco pazzo di Claudio. Comunque niente verdure. Pollo fritto e patate fritte, però pure quelle. Ah, Ma te la sei aggiustata come al solito, furbetta. E chissà da chi avrò imparato, furbona. Senti, ma Claudio, un pezzetto di pollo fritto glielo diamo? Come dice lui. Fritto è tutto buono, anche le suole delle scarpe. Io li vorrei provare proprio le suole delle scarpe, così dice, ah sono buone, sono fritte. Sì, <ride> ma adesso invece andiamo a mangiare il pollo fritto che ho cucinato io, dai, no? dai, dai, che è tardi già stata oggi, dai.